fare sistema per reagire all'attuale fase di congiuntura economica. E questo è l'obiettivo che si sono prefisse le quasi 60 aziende della provincia di Ascoli aderenti al consorzio Helmec e al Restart. È stata pertanto sottoscritta stamani nella sala degli specchi della Confindustria di Ascoli una partnership tra i due consorzi che prevede una serie di iniziative che saranno avviate in sinergia per la promozione di studi e progetti di fattibilità che si baseranno su indagini conoscitive di settore e saranno seguite da iniziative di formazione professionale. Il consorzio Helmec si pone come perno in questo importante accordo tra lo stesso e il consorzio Restart, in quanto fornisce il know-how, le aziende appartenenti all'Helmec forniscono know-how e conoscenze da trasferire eventualmente, che vengono messe a disposizione di tutte le aziende aderenti al consorzio Restart. Il primo step operativo del progetto sarà la creazione di un comitato tecnico, come ha spiegato Giovanni Cimini, presidente della Helmec. Come primo step di questo accordo, in cui crediamo molto, sarà quello di fare immediatamente un comitato tecnico tra aziende della Restart e aziende del consorzio Helmec per individuare i primi progetti. Ce ne sono due, uno qui in Ascoli, un altro nel Vestino ed uno invece in Algeria. Entrambe le società, infatti, intendono sviluppare progetti innovativi di sviluppo nell'ambito della produzione di energia sia nel nostro territorio sia in un contesto europeo ed internazionale, anche attraverso la formazione e la conseguente crescita professionale di risorse umane. Ne abbiamo parlato con Bruno Bucciarelli, presidente della Restart, e Mario Mancini, presidente della piccola industria di Confindustria Marche. Gli stimoli ad aggregarci vengono da più parti. Crediamo che nell'aggregazione ci sia lo sviluppo e ci sia la possibilità di far crescere le nostre aziende. La conoscenza è fondamentale, pertanto aggregando i due consorzi abbiamo fatto una massa critica di notevole entità. Le aziende di Restart e del consorzio Helmec appartengono quasi tutte al sistema confindustriale, quindi noi riteniamo che questa fusione di oggi faccia parte di un complesso più grande di rete informativa che stiamo creando a livello di Regione Marche come Confindustria e soprattutto per il Comitato di Piccola, e quindi usufruire di questo sistema aggregativo per poterci proporre in una forma molto più concreta verso i mercati esteri.